5 minuti e partiamo. Dai, avanti, buoni, dai, tutto sommato. Ah, ma lo sai che Kinect non è più obbligatorio? Allora, cara, la mia Midna non lo sapevo assolutamente, però ho giusto qui una bottiglia, ecco, festeggiamo. Tu avevi già il bicchiere in mano, infatti. Dai, l'apro. Stappiamo. Però, aspetta, noi abbiamo speso 499 euro per averlo, Kinect. E quindi ormai già l'abbiamo comprata, dice festeggiamo sto gran... Ebbene sì, Microsoft alla fine ha dovuto capitolare e ha confermato l'intenzione di vendere una Xbox One anche in versione senza Kinect al modico prezzo di 399 euro. Insomma, tutti quei bei discorsi di Microsoft su quanto Kinect fosse bello, Kinect fosse accattivante, di quanto Kinect fosse innovativo, rivoluzionario, di quanto Kinect fosse indispensabile per la console, se ne vanno a p***ane! Continuerà ad esistere una versione standard di Xbox One a 499 euro che conterrà anche Kinect, mentre la versione da 399 euro appunto non avrà Kinect. Però se uno lo vuole Kinect se lo può comprare a parte. Ma non tutti sono contenti per la dipartita del caro Kinect. Fottuto Kinect! E sto parlando degli sviluppatori dietro a titoli esclusivi per la periferica, come per esempio Zomod, lo studio di sviluppo dietro Zumba Fitness. Zumba Fitness. Ah, sei seria? No, pensavo che... Il leader dello studio ha infatti affermato che la rimozione di Kinect precluderà l'uscita di titoli originali per la periferica. Insomma, c'è il rischio che escano solo i soliti titoli di fitness e qualche funzione aggiuntiva per i giochi tradizionali. Il che potrebbe anche essere plausibile. Ma quanti di voi avrebbero puntato su titoli esclusivi per Kinect nel prossimo futuro? L'aspetto positivo di tutta questa faccenda è che sembra che Kinect portasse via circa il 10% della potenza computazionale della console e che quindi da oggi in poi gli sviluppatori saranno meno vincolati a rispettare questo 10%. Che prima era legato proprio alla periferica. Insomma, se non avete ancora acquistato Xbox One, potrete finalmente comprarlo allo stesso prezzo di PlayStation 4, cioè 399 euro. Se invece l'avete già acquistata con Kinect a 499 euro, niente, dovete tenervela così com'è, non c'è nessun incentivo per noi, anche noi l'abbiamo comprata a 499 euro. Sono spuntato da sotto il pavimento. Ah, okay. Va bene? Sì, ok. Quindi io che l'ho acquistata a 499 euro e manco la volevo, uno dice no perché la volevo, me la compravo a parte, 100 euro, prego, grazie, arrivederci, 2 centesimi non ce l'ho, vabbè, non è un problema, salve, vado. Ma è utile Kinect, tu parli, ti riconosci Xbox, accendi. Kinect è utile? Sì. Tu hai detto che Kinect è utile? Kinect è utile? E parlando di grandi notizie, Microsoft ha annunciato Halo 5 Guardians per Xbox One. Sì, sarà un progetto imponente per il quale 343 Industries si sta impegnando al massimo. Si parla di 60 fotogrammi al secondo e server dedicati per il multiplayer. Ma state calmi per adesso, perché prima di giocarci dovremo attendere l'autunno del 2015. E il 20 novembre 2014 uscirà finalmente il tanto atteso Far Cry 4. Uscirà praticamente per tutte le piattaforme esistenti, ovvero PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. E Wii U? No. Quello che sappiamo è ancora poco, ma sarà ambientato sull'Himalaya in un paesaggio esotico a mondo aperto, free roam. Allora, Far Cry 3 ce l'avete presente? 4, però con la neve. Ma in compenso ci sarà molto più multiplayer. Dai dai, una volta tanto diamola una buona notizia per il nostro Wii U. Mario Kart 8, che uscirà il 30 di questo mese, sta ricevendo voti della Madonna. Sì! Neil Druckmann di Naughty Dog ha dichiarato di essere al lavoro non soltanto sulla versione remastered di The Last of Us per PlayStation 4, ma anche su ben altri due progetti, di cui uno sarà sicuramente il nuovo Uncharted. Fino ad oggi si è parlato di Pro Evolution Soccer 2015 come esclusiva PlayStation 4. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, il gioco sportivo di Konami e Konami potrebbe uscire invece il 26 settembre per tutte le console, ovvero Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 e appunto PlayStation 4 e poi anche PC, insomma quasi tutte le console. E Wii U?
Nintendo ha affermato di essere al lavoro sul nuovo hardware. Beh, in realtà ha dichiarato di essere sempre al lavoro su nuovi hardware. Insomma, è stata molto vaga e quindi abbiamo deciso di interpellare il nuovo portavoce della casa di Kyoto. Salutato, sì, sono portavoce, poi porta tutta questa gran voce. Mi sembra di averla già vista, però comunque. Allora è vero che Nintendo lavora su nuovo hardware? Ma potrebbe essere, come potrebbe non essere, come potrebbero tutte essere invenzioni della stampa. Tutta invenzione della stampa. Sa com'è, no? Oggi facciamo un nuovo hardware, domani non si sa. Oggi ci sono, domani lei non c'è più. Insomma, così. Ragione, la nuova filosofia di Nintendo, per questo mi hanno assunto per la concorrenza, tutte quelle cose che... Beh, saluta. Ringraziamo il portavoce, ma insomma, sembra proprio che Nintendo sia al lavoro su un nuovo hardware, però... Potrebbe essere, come potrebbe non essere? E per la nuova rubrica Rumor che speriamo non siano solo rumor, un presunto screen sembra rivelare Fallout 4. In questo screen spuntano riferimenti all'università di Harvard, che è l'università di Boston. Boston, che sembra sia la città in cui sarà ambientato Fallout 4, come si vocifera ormai da alcuni mesi. E infatti nel titolo sempre di questo screen nella finestra spunta Fallout Big, che potrebbe significare Fallout Bestia oppure... Bastardo! I miei sali, per favore. Oppure Boston... Secondo te perché PlayStation 4 vende più di Xbox One? È facile, semplicemente il prezzo più basso e poi anche perché... E come no? Anche perché PlayStation 4 vende su più territori, 40 regioni contro le 13 invece in cui è diffusa Xbox One. È vero, questo è l'unico motivo esatto, perché l'ha detto Yusuf Med di Microsoft, che però ha aggiunto un'altra motivazione, ma sicuramente vediamo, più vediamo. Valida e soprattutto più quantificabile. Infatti ha detto che gli utenti Xbox 360 sarebbero troppo soddisfatti della loro console per fare l'upgrade a Xbox One, invece quelli PlayStation 3 non sarebbero soddisfatti e per questo passano a PlayStation 4. E come spiega quelli che da Xbox 360 sono passati a PlayStation 4 senza fottendosene proprio altamente? Cioè, via! Passo a PlayStation 4. Cara la mia Midna, devi sapere che esiste un gioco che doveva uscire per iPhone ma poi non è uscito, che si chiama Happy Playtime, solo per ragazze. Ah, vabbè, cos'è? Tipo Happy Angry Birds, qualcosa del genere? Vabbè, quello mica suona solo per ragazze. No, io... che ne so, magari tutto di Hello Kitty, non lo so, non riesco Kitty, magari, a immaginare. Hello Kitty un po' versione, che Happy ne so, Playtime. Miley Cyrus, versione un po' più... Comunque è un gioco che insegna alle ragazze come... Cosa? Cucinare? Come cucinare no, come cucire? Come cucire no? Truccarsi. Non ci siamo neanche lontanamente. Vestirsi bene? Non vestirsi, contrario di quando uno si veste solo una parte e la... Io già mi sto esponendo con queste parole. Comunque insegna alle ragazze come... Mascherarsi. Basta, io la finisco. Come masterizzare CD. Ecco. Andiamo avanti. Ora è inutile che l'ho andata a cercare perché Apple l'ha bloccato. Certo, masterizzazione. Quando si parla di masterizzazione, masterizzazione. Poi si diventa ciechi a furia di masterizzare. Esatto. Poi divergi. Bene ragazzi, al solito che ve lo diciamo a fare, condividete questo video. Allora vogliamo fare questo esperimento. Condividete questo fottutissimo video, condividetelo everywhere, anche se avete un telefono iOS, Windows Phone, Android. Condividetelo. Era tanto per dire Windows Phone. Windows Phone. Bene ragazzi, vi ricordiamo la nostra app ufficiale, Player Inside Official, come si chiama, e vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Vi ricordiamo che oggi alle 18 ci sarà, perché siete qua in diretta, ci sarà una conferenza appunto all'Arcadia Comics Games, al castello di Donna Fugata, in quel di Ragusa, quindi venite. Tenuta da noi, cioè, una conferenza così a caso. Se siete a casa, siete nei pressi di Ragusa, spegnete questo PC, condividete, spegnete il PC e andate. Mi piace, commento. Ma sanno già tutti, i nostri iscritti sono bravissimi, ci seguono tantissimo e ciao a tutti, perché veramente vi amiamo. Ciao. Insomma, usciranno solamente i soliti titoli di fitness e qualche funzione aggiuntiva coi titoli. Insomma, usciranno i soliti giochi di fitness e qualche usciranno i soliti titoli di fitness e qualche funzione aggiuntiva per i giochi originali. Sì, originali. E chi rimasterizzate no però, no? Vai, vai. Insomma usciranno le solite fitness accoppiate.